direttore Carmelina, benvenuto, grazie. Benvenuto, grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il vostro caso. Questo è il vostro caso. Piccolino. Grazie. Voglio grazie dire quante persone 100, ci sono. 110, 120. E il numero ottimale cosa sarebbe? 59. Quindi 59. La metà di quelli che ci sono. Però insomma cerchiamo di tenerli molto impegnati, perché noi abbiamo di parlare con calma. Cattolici, ortodossi, musulmani. Senza distinzioni di credo, i detenuti si sono riuniti nella cappella della casa circondariale di Ravenna per ricevere il saluto e la benedizione del nuovo arcivescovo di Ravenna, Monsignor Lorenzo Ghizzoni. Accompagnato dal suo predecessore, Monsignor Giuseppe Verucchi, e accolto dalla direttrice dell'istituto penitenziario, la dottoressa Carmela De Lorenzo, Monsignor Ghizzoni si è rivolto ai detenuti augurando loro di rimanere nella pace e diventare loro stessi strumenti di pace. Monsignor Ghizzoni, il suo più grande auspicio per questa diocesi di cui lei da oggi è pastore? Senz'altro che possiamo camminare insieme, uniti, cercando di lavorare tutti per il bene di tutti, cercando di superare differenze, difficoltà, a volte anche tensioni che si possono creare, ma cercando di puntare al bene comune e soprattutto cercando di darci speranza gli uni agli altri, perché siamo in un tempo in cui la speranza è debole e noi cristiani, a partire dal Vangelo, credo abbiamo qualcosina in più da dare a tutti, proprio sul tema speranza. Nel corso della mattinata, Monsignor Ghizzoni ha inoltre fatto visita agli ospiti dell'Istituto Santa Teresa e alle suore di clausura. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.